Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornato Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington Post, buonasera, benvenuto David Parenzo, buonasera. Giornalista, buonasera, bentornato Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Avete capito, abbiamo capito che più si avvicinano le elezioni europee e più i 5 Stelle si stanno spostando a sinistra, dai diritti civili all'immigrazione, dalla sicurezza alle misure contro la povertà. Però su una cosa sono sempre uguali, sull'ostilità nei confronti di quelli che chiamano i giornaloni, i mainstream media. Subito dopo la pubblicità. Andrea Scanzi, i 5 Stelle lamentano sempre di essere maltrattati dai cosiddetti giornaloni. Tu hai scritto per esempio che dare addosso ai 5 Stelle sta diventando uno sport nazionale e citi tra i protagonisti di questo sport il nostro Alessandro De Angelis. Quindi hanno ragione i 5 Stelle? Ma no, non hanno ragione perché loro devono pensare a governare, i giornalisti devono pensare a fare i giornalisti. Credo però una cosa, che sia difficilmente confutabile il fatto che larga parte dell'informazione abbia sempre detestato a prescindere i 5 Stelle, ma capitava addirittura prima che fossero nati i 5 Stelle, dal primo Vaffadeli del 2007, io c'ero, li ho seguiti e ricordo degli attacchi che non sono stati fatti neanche al peggior politico che è caduto in questo paese. Io tendo a pensare, non tutta l'informazione, per carità, ma buona parte dell'informazione segue una sorta di regola Antoine. Ve lo ricordate quel cantante che nel 67 diceva, cantava, se sei buono ti tirano le pietre, se sei cattivo ti tirano le pietre, cioè te le tirano a prescindere. Nello specifico quello a cui si tira le pietre è sempre i 5 Stelle. Perché capita questo? Secondo me capita per due motivi. Il primo, ed è la colpa dei 5 Stelle, è che loro si sono presentati dicendo quasi tutta l'informazione è collusa, sono tutti zozzi, sono tutti ladri. Ed è chiaro che un giornalista dice, vabbè, se la pensi così, sì, sai che c'è, vai a quel paese. L'altra motivazione, lì c'è la colpa secondo me di parte dell'informazione, è che i 5 Stelle con il loro successo hanno disturbato l'egemonia culturale che più o meno stava attorno o dentro il mondo del centro-sinistra. Cioè quando c'era Berlusconi, se non ti piaceva Berlusconi, tu votavi centro-sinistra, non c'era un'alternativa. Sì, potevi votare Di Pietro, potevi votare Di Liberto, ma era una roba da 2-3%. Nel momento in cui ci sono i 5 Stelle, larga parte di quel mondo che sta vicino al centro-sinistra si impigna e ce l'ha a morte con i 5 Stelle perché gli ruba lo scenario. L'esempio che io faccio sempre in questi casi è l'esempio di un grande intellettuale, non di una figura qualsiasi, di uno dei più grandi intellettuali del Novecento di sinistra, che è Eugenio Scalfari, quindi incarna uno dei giornaloni più belli che abbiamo in questo paese, che è Repubblica, che un anno fa, 2-3 settimane prima del voto, da Giovanni Floris, intervistato da Giovanni Floris, a domanda diretta, sceglieresti costretto a forza Berlusconi o Di Maio? Disse tranquillamente Berlusconi. Ora, se lo dice Scalfari e non Sallusti, è evidente che i giornaloni un po' con Di Maio, con i 5 Stelle ce l'hanno, perché io se fossi di sinistra, e lo sono, ma meglio di Berlusconi, ma anche un battipanni morto, chiunque politicamente meglio di Berlusconi secondo allora, me. Allora, tanta carne sul fuoco. Alessandro De Angelis, intanto per te i 5 Stelle hanno torto anche quando hanno ragione, fai parte dei giornaloni, fermo restando che sei vice direttore di un quotidiano online come Huffington Post. Beh, io mi ricordo che in questo studio penso che per diversi anni sono venuto a criticare Berlusconi, per gli anni successivi sono venuto a criticare Renzi e adesso critico il governo quando sbaglia, dal mio punto di vista. Quindi non hai non c'è un pregiudizio. Ma per l'amor di Dio, ma la verità, diciamo le cose come stanno, la verità è che all'opposizione di questo governo non ci sono i giornali e i giornalisti, all'opposizione di questo governo c'è la realtà. Ed è la realtà dura come le pietre. Ecco, perché se tu dici che l'anno è bellissimo e poi i dati della crescita sono prossimi allo zero, l'opposizione la sta facendo la realtà.
E chi racconta la realtà racconta di questo iato rispetto a quello che sostiene il governo. Poi c'è anche chi fa, diciamo, la propaganda, perché voglio dire, che fa la propaganda e contribuisce il governo alla ricerca di nemici. Vedi, questo atteggiamento dei 5 Stelle nei confronti dei giornali si svolge su due piani. Uno è quello tradizionale. Io sono andato su Google, oggi ho messo Berlusconi giornali, Renzi giornali, quando il governo va in difficoltà dice che è colpa sui giornali e rimuove la realtà. Renzi lo ha fatto su Roma, su Milano e poi su Roma, su Torino, poi è arrivato il 4 dicembre. I 5 Stelle lo fanno sulla Sardegna, sull'Abruzzo, sulla Basilicata e poi arriveranno, diciamo, le europee. Però c'è un dato in più nei 5 Stelle, nel rapporto con i giornali, che è un dato, diciamo, politico-ideologico. Cioè, tu mi insegni che per Trump, per le forze populiste, c'è una visione dei giornali come parte di un establishment che va sostanzialmente abbattuto. E una visione del giornalista come non autonoma. Cioè, io non sono un giornalista autonomo col mio pensiero e la mia deontologia, ma io sono il militante politico del partito di De Benedetti, per sintetizzare. Ecco, qui c'è il salto di qualità ideologico che propongono i 5 Stelle. E perché? Perché nella loro cultura della disintermediazione credono non alla mediazione giornalistica, ma alla autorepresentazione attraverso la rete di cui hanno l'egemonia politica e culturale fondamentalmente. Questa è la questione. Allora, come sono le... qui sono state messe varie questioni sul tavolo, David Parenzo. Allora, quando Scanzi parla di azioni di disturbo del Movimento 5 Stelle nei confronti dell'egemonia culturale del centro-sinistra, De Angelis dice che c'è però un dato in più perché questo salto ideologico. Forse la cosa è molto più semplice, che quando si è al potere bisogna abituarsi ad avere la stampa che fa le pulci a chi è al governo, chi è al potere. L'hanno dimenticato questo i 5 Stelle o è sempre la stessa storia? No, è esattamente così. Infatti io non parlerei di pregiudizio, parlerei di giudizio. Cioè, chi sta al governo, su una cosa Scanzi ha ragione, cioè è vero che da quando il Movimento 5 Stelle è entrato nella scena politica è vero che ci sono stati alcuni editorialisti, alcuni commentatori che hanno cominciato a fare le pulce al Movimento, a metterne in evidenza delle contraddizioni. Il partito fondato dal comico, dal vaffa al governo, insomma anche il Movimento da quando è nato ha avuto mille evoluzioni, ma oggi noi parliamo di giudizio, cioè oggi noi abbiamo un Movimento che governa alcune città italiane, che governa il paese, che aveva promesso delle cose e ne ha fatte altre, e su questo si forma il giudizio di un'opinione pubblica che non risponde a poteri forti o complotti. Cioè, io penso che anche proprio nel racconto dei 5 Stelle sia una caduta di stile incredibile. Loro in fondo sono parte del governo del cambiamento, volevano rottamare anche loro qualunque cosa, loro con il Vaffa, Renzi con altro, Salvini con la Ruspa, e poi si ritrovano in queste polemiche, come dire, da Galassia Gutenberg, usiamo quest'epoca, questo periodo, no? E in cui usano gli stessi stilemi, le stesse accuse, i poteri forti. Quali sarebbero questi poteri forti? E quanto contano soprattutto oggi i giornali del muovere l'opinione pubblica? Berlusconi ha governato 20 anni questo paese dicendo sempre, nel bene o nel male, alternativamente con Prodi ma e col centro-sinistra, usando sempre questo cliché: ci sono i poteri forti contro di me, i giornali non mi vogliono bene, eppure lui, nonostante quei giornali, ha continuato a governare. Il che alla fine vuol dire che questa opinione pubblica non sposta più di tanto l'elettorato, perché è la stessa accusa che Berlusconi faceva nel 1994, uguale. Però, Andrea Scanzi, forse quello che sposta oggi l'elettorato sono i cosiddetti social network, i nuovi media. Questo sì che è un salto di qualità rispetto agli anni d'oro di Berlusconi, anche rispetto a Renzi, che utilizzava Facebook, Twitter, Instagram, ma poco rispetto all'uso che ne fanno sia i 5 Stelle che la Lega, no? Ma sì, tu l'hai definito un salto di qualità, io lo definirei un cambiamento, non so se sinceramente sia un salto di qualità. Io sono uno di quelli che ha creduto nel suo piccolo, nell'importanza dei social, adesso me ne sto allontanando sempre di più. I social e in generale la rete hanno un grande merito e un grande demerito. Il merito è che possono darti delle informazioni, delle notizie che magari la cosiddetta informazione canonica non ti ha dato, non ti dava, soprattutto al tempo del berlusconismo, e questo è molto positivo. L'aspetto negativo è che tu in qualche modo non sai come muoverti, perché
devi scegliere a chi credere e a chi non chi credere, perché tutti hanno lo stesso potere, tutti hanno lo stesso megafono e una fake news può diventare tranquillamente verità più della verità stessa. Quindi io sulla mitizzazione dei social o sul fatto che sia stato un miglioramento non lo credo, e anzi credo che ci sia stato uno svilimento anche della parola, del linguaggio, della comunicazione, e ne è emblema anche lo strapotere non tanto dei 5 Stelle quanto di Salvini. Il fatto che uno come Salvini detti l'agenda politica anche soltanto in base a un tweet o anche soltanto in base a quello che lui mangia postando la foto di un piatto di pasta o del pane con la Nutella è delirante sia nei confronti della politica, ma oserei dire anche nei confronti dell'informazione che si è ridotta a inseguire i tweet di uno come Salvini. Poi su quello che hanno detto i colleghi di Angelis e Parenzo io sono largamente d'accordo. Figuriamoci se io ero qui adesso, stasera sono qua a dire che il governo non va attaccato. Io ci ho scritto pure un libro, ci faccio uno spettacolo, delle perplessità su questa manovra economica probabilmente superiori a quelle dello stesso De Angelis. Il mio voleva essere un ragionamento più ampio, che non a caso ho citato il primo Vaffadei. Credo cioè che i 5 Stelle sin dall'inizio siano stati particolarmente antipatici e adesso che stanno mostrando tutti i loro punti deboli, in realtà locali, in realtà regionali, poco perché le regioni non vincono mai, e in realtà nazionali, diciamo che c'è una parte di informazione che paradossalmente gode particolarmente. Ve la dico in maniera più chiara, io ho visto tanti peana, tante celebrazioni, tanto godimento acritico quando c'è stato il governo Monti, poi c'è stato il governo Letta, c'è stato il governo Renzi, c'è stato il governo Gentiloni. Questo governo, a prescindere, è stato antipatico praticamente a tutti. Mi sembra un dato di novità che mi va anche bene, perché noi giornalisti dobbiamo essere cattivi, antipatici, sbruffoni e fare il mazzo a qualsiasi potere. Ho la sensazione che ora lo stiamo facendo, forse con Renzi e Berlusconi l'abbiamo fatto un po' meno. Ma qui non sono, credo, d'accordo, prima De Angelis e poi Parenzo. No, io questa idea che ci sia un accanimento sui 5 Stelle, la contesto, la dica, a parte che ci sono autorevoli, diciamo, organi di informazione a favore del governo, perché basta vedersi i telegiornali della RAI, parliamoci chiaro, questo governo ha occupato la RAI secondo una logica prettamente spartitoria, ok, basta... La Lega, Alessandro, molto più la Lega dei 5 Stelle, perdonami, è molto più la Lega dei 5 Stelle, ho 5 capito. Stelle è sto ma grande problema della RAI, non vedo, ma posso sbagliare io. Non, concesso, non mi pare sia così, ma insomma... Ma ammesso e non concesso che fosse così, e non è così, il punto vero, Andrea, è che in tal caso i 5 Stelle sono stati complici di un disegno di occupazione del servizio pubblico, perché la parte del tuo ragionamento che non funziona, certo, e che è lo stesso ragionamento che fa il tuo giornale, è che c'è il cazzaro verde che è il cattivo, gli altri sono i buoni e bisogna giustificare i buoni perché c'è il cattivo. No, amico mio, i buoni sono complici perché hanno agevolato la più grande svolta a destra della storia della Repubblica, perché basta vedere i numeri. Guarda, che memoria che hai, Alessandro, ti sei dimenticato il governo Tambroni, ti sei dimenticato Berlusconi 2001-2006, che memoria proposito di onestà intellettuale. Se vuoi fare, guarda, quando un collega dà patenti di onestà intellettuale a un altro, ricorda quelli della canzone di De André che quando non riescono più a dare cattivo esempio danno le patenti, diciamo, parafrasando molto la canzone. Basso, ci pare Andrea il punto, se vuoi fare un dibattito, De Angelis, se puoi parlare, se tu vuoi fare un dibattito serio, se vuoi fare un dibattito serio, io credo che la DC sia stato un grande partito che ha convertito lo spessore conservatore reazionario della società italiana all'interno di una dinamica tutto sommato conservatrice, e quello spostamento a destra lo ha proprio evitato. Invece in questo anno è accaduto che un partito che aveva preso il 30% è passato, diciamo, al 20, poi vediamo, e un partito che non aveva vinto le elezioni ha vinto il dopo elezioni raggiungendo il 30%, e questo è uno spostamento a destra numerico avvalorato dalle politiche, perché se non c'è una sola, un solo provvedimento sulla svolta a destra di Salvini, ti sfido a citarlo, su immigrazione, sicurezza, che sia stato contestato in Parlamento dai 5 Stelle. Se vuoi fare un dibattito serio, cita un provvedimento parlamentare, non le chiacchiere.
Allora, aspetta, ti do subito la parola, voglio solo sentire Parenzo, ti do subito il diritto di replica. Un flash rapidissimo, così poi anche Scanzi su questo può fare ovviamente la sua riflessione. Indubbiamente non è cambiato nulla, cioè basta pensare, se ve lo ricordate, che noi abbiamo sempre la memoria corta, io per primo, per questo alle volte ho provato anche a scriverlo nel libro, perché la nostra qui è la memoria... Nel libro i falsari troverete invece che sarebbero i sovranisti, un po' di memoria, dopo ne parliamo. Perché è proprio questo, cioè se andiamo a vedere quello che è accaduto alla RAI, ad esempio, andiamo a vedere le dichiarazioni che hanno fatto in campagna elettorale, non ci occuperemo della RAI, in realtà le nomine sono state la solita cosa all'italiana che conosciamo benissimo, il direttore del TG1, il direttore del TG2, il direttore di RAI 2, Carlo Freccero, dichiaratamente in quota 5 Stelle. Allora, non scherziamo, il manuale Cencelli era una cosa serissima dell'epoca democristiana, in cui c'era RAI 1 democristiana, RAI 2 socialista e RAI 3 comunista. Beh, questa cosa nel corso degli anni, Renzi, Berlusconi, non è mai cambiata. Di fatto è sempre un fortino in mano alla politica. Con tutto il rispetto per i colleghi che ci lavorano e che, come dire, cercano di nuotare tra le pressioni che la politica quotidianamente fa. Altrimenti alcuni perché... si adeguano, altri cercano di opporsi. Ma perché si cambiano i direttori dei telegiornali? Perché ogni partito che viene, ogni maggioranza che arriva cambia i direttori dei TG? Appunto. No, io lo chiedo, poi magari c'è una risposta a tutto. Allora, diritto di replica Scanzi. Posso? Allora, intanto sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Davide sulla RAI, anche se io uno come Carlo Freccero me lo tengo stretto, poi se in quota 5 Stelle, in quota PD, in quota Venere o più, non lo so, Plutone, non me ne può fregare di meno. Io vorrei le persone competenti, Freccero è competente, qualcun altro in RAI non lo era, a partire dalla RAI renziana che è stata la peggiore RAI di tutti, secondo me. Venendo a quello che mi ha detto De Angelis, ringraziandolo del fatto che decide quando un dibattito è lecito e quando è illecito, alla faccia di chi dice che dà le patenti o non dà le patenti, lo ringrazio della lezione sulla Democrazia Cristiana che nessuno ha citato. Io ho citato il governo Tambroni, cioè uno dei momenti più di destra nella storia di questa Repubblica. Poi, se si vuol dire per propaganda che questo è il governo più di destra nella storia, significa non conoscere la storia o fare il gioco di determinati partiti. Quindi è qualcosa che non mi riguarda. Io, che qualche memoria. Io che qualche memoria, non ti ho interrotto Alessandro, non ti ho interrotto, stai tranquillo e rilassati. Io ribadisco che come governo di destra, diciamo, per esempio il 2001-2006 di Berlusconi è stato qualcosa di vergognoso e profondamente di destra. Andatevi a rileggere per esempio quello che si diceva sulla morte di Luana Englaro o quello che si è detto sul G8. Beh, quindi la storia che questo è il governo mare, più di destra, però, di tutti, Andrea, è pura... Non è si tenevano i migranti ostaggi in mare. Ma sulla vicenda migranti o sulla vicenda... No, solo questo poi. Dai. Sulla vicenda svolta destra, svolta sinistra, Cazzi. Siamo sempre qui. Siamo sempre qui, ragazzi, ma non c'è nessuno qui che viene in televisione a dire che il governo ha sempre ragione e ha sempre torto. L'ho detto anche all'inizio. Se vogliamo fare un discorso sui migranti, siamo tutti d'accordo, ma io sono mai venuto in televisione a dire che ha ragione Salvini. A me non piaceva Minniti, figurati quanto mi piace Salvini a quanto mi piacciono i 5 Stelle. Non me ne frega niente di venire qua e dire i 5 Stelle hanno sbagliato a ragione, non mi interessa. Sto dicendo che questo governo, come tutti i governi, contiene delle buone cose e delle cose che non sono buone. Sta facendo delle cose che non mi piacciono per niente. Sui migranti, sulla vicenda economica, la flat tax, il reddito di cittadinanza che forse non funziona. Poi ci sono delle cose che trovo plausibili, che trovo giuste, per esempio la riforma della giustizia, la cosiddetta spazzacorrotti. Quello che io discuto, e stasera ne ho avuto ulteriore conferma, per esempio quando ascolto persone come Alessandro De Angelis, è che a prescindere sto governo c'ha la rogna. E sono contento per te Alessandro, beato te che hai delle certezze. Io preferisco i colori vari, cioè non esiste solo il bianco e il nero, per me a volte c'è il grigio, a volte persino Salvini per una botta di fortuna può aver ragione, e secondo te no, beato te. Allora, hai più certezze di me, ti invidio Alessandro. De Angelis? Queste non sono... Se vuoi impostare la discussione in maniera seria, io dicevo... Oddio ancora, lo io decidi dicevo, tu cosa è serio Alessandro, io dicevo, ma dai, tiratela un po' meno Alessandro, su, atteggiamento cosa è serio e cosa non è serio, dai non sei Montanelli Alessandro, su, andiamo no, avanti, basso, cresci, fra 20 anni mi dai lezioni, su, andiamo avanti, cosa è serio e cosa non è serio, è arrivato Montanelli adesso. Ripeto, se vogliamo fare una discussione seria e non un poco di propaganda, facciamola però, oppure di supercazzola, dicevo, qual è un solo provvedimento, dei 5 Stelle contrario alle politiche di sicurezza? Non c'è.
Perché se analizziamo i fatti, cosa che Scanzi non vuole fare, perché la sa fare, ma non la vuole fare, perché evidentemente... Ma la fai già tu, Alessandro, sei diventato il presidente dei giornalisti. Io ho detto che i 5 Stelle sono complici della svolta a destra. I 5 Stelle in quest'anno hanno votato... Ascolta perché i fatti, diciamo, in questo mestiere hanno la testa dura. Hanno votato il decreto sicurezza toglie la protezione umanitaria e aumenta l'insicurezza. Fammi parlare. E aumenta l'insicurezza nelle città. Hanno votato la legittima difesa, che è un'altra misura evidentemente di destra. Sulla 18. La 18 è stata una caporetto dal punto di vista identitario che ha però avvalorato una linea dei porti chiusi che è una linea assolutamente di destra e non hanno contrastato il caso degli ultimi giorni che probabilmente è sfuggito, la circolare, quella che chiude i porti, su cui è trapelata anche una certa irritazione dello Stato Maggiore della Difesa. Dico, su tutto questo non c'è stata una sola azione di contrasto o non c'è stato nessun provvedimento alternativo. Quindi quando io dico qual è l'atto che attesta il contrasto di questo grande spostamento a destra sulla sicurezza, questo atto non c'è e questo è un dato di fatto. Dopodiché, caro Scanzi, quando c'erano Renzi e Berlusconi queste cose le vedevi, adesso non le vuoi più vedere, quindi è inutile che poi provochi il sottoscritto, diciamo. Allora aspetta Scanzi, perché adesso ti do subito il diritto di replica. Non è un dovere che tu mi legga sempre, più che averci scritto un libro, uno spettacolo teatrale che devo fare, Alessandro. Scusami Lilli. Allora, vorrei fare un passo avanti perché i 5 Stelle, David Parenzo, in realtà abbiamo capito, ma forse capiamo male o non lo sappiamo ancora, stanno cercando di spostarsi verso sinistra anche per recuperare probabilmente un po' di voti, no? Su temi come l'immigrazione, dove hanno avallato, come dice giustamente De Angelis, le politiche di destra di Salvini e su altre cose. È credibile questa svolta a sinistra dei 5 Stelle? Le svolte vanno fatte non soltanto con un tweet, con un proclama, con un'intervista di Di Battista o con prese di posizioni importanti come quelle del Presidente della Camera Fico, che proprio sulla vicenda immigrazione ha provato a segnare un passo diverso rispetto alla vulgata di governo. Però non basta, cioè la politica è fatta anche di atti. Ora, siccome l'elettore non è uno stupido, ma è una persona molto attenta, bombardata anche da tante informazioni discordanti e alle volte poco chiare, però l'elettore non è mai stupido e in genere decide sulla base di alcuni fatti. Allora, siccome ci sono le elezioni europee tra poco e si vota con il sistema proporzionale e ognuno corre per sé, è evidente che i 5 Stelle in questa fase hanno un allarmante problema di identità. A chi vogliono parlare, come e perché? Se da una parte il reddito di cittadinanza sicuramente copre un'area, un blocco sociale di riferimento, si sarebbe detto con un linguaggio antico ma forse pur sempre valido, sulla questione migranti e su anche tante altre piccole grandi questioni, che è quella dei diritti civili, cioè non c'è soltanto la questione dei migranti, loro devono dimostrarlo con degli atti, degli atti concreti, e solo al governo. Adesso le elezioni europee saranno delle elezioni di medio termine, usiamo il modello americano, no? Quindi saranno un vero test, il primo vero grande test dopo le regionali, sulla tenuta e sullo stato di salute del governo. E loro su quello sanno che si stanno giocando una partita importante per non perdere voti a sinistra che, stando ai sondaggi, ma l'oracolo di Delfi, come dire, può cambiare ogni ora, molti elettori stanno ritornando, non so se al PD, ma sicuramente stanno tornando a sinistra. Questo i sondaggi nelle ultime ore questo dicono, poi mi sbaglierò. Scanzi, tu trovi credibile, no, non sei d'accordo, adesso comunque hai il diritto di replica, ovviamente su anche quello che è stato detto da De Angelis, e tu pensi che sia credibile, c'è questa svolta verso sinistra del Movimento 5 Stelle o no? Ma no, intanto prima scrollavo la testa perché Davide ha detto che i voti dei delusi dei 5 Stelle stanno tornando al PD o alla sinistra. E non è vero, la cosa che dovrebbe inquietare il Partito Democratico è che cala il Movimento 5 Stelle, ma non cresce il Partito Democratico. Basta leggere i flussi dei sondaggi. La notizia che è fondamentale per il nuovo Partito Democratico, ammesso che sia nuovo, è che coloro che si allontanano dal Movimento 5 Stelle al prossimo giro non vanno a votare, quindi non tornano o non vanno per la prima volta al PD, ma smettono di votare. Non ho detto al PD,
segnale importante, cioè molti il 4 marzo scorso hanno votato i 5 Stelle come a dire è l'ultima possibilità che do alla politica, se mi deludete anche voi e mi state deludendo anche per i motivi che sono stati sinora elencati sia da David che da Alessandro, probabilmente io non torno a votare. Questo è un campanello d'allarme per Zingaretti. Poi, se è vera oppure no la svolta cosiddetta sinistra di Di Maio, bisognerebbe essere dentro la sua testa. Intanto in questo governo ci sono delle cose che sicuramente noi giudichiamo in base ai fatti. Quello è l'unico criterio che possiamo usare. No. Certo. Ma proprio legata ai fatti, intanto in questo governo ci sono delle cose che sono sicuramente molto più di sinistra che non di destra. Penso al decreto dignità, penso al reddito di cittadinanza, penso a quello che sta facendo il ministro dell'ambiente Costa, tanto per fare 3 piccoli esempi e per toccare i fatti, tanto per citare il nuovo Montanelli che ha parlato poco fa. Poi sai, non è una novità che Di Maio sia in disaccordo con la Lega praticamente su tutto. Io vorrei ricordare una cosa che sembra che nessuno ricordi. Sto governo è nato perché, uno, non c'erano alternative, due, tra forze che si detestavano fino a un anno e mezzo fa. Tutti ci ricordiamo cosa dicesse Di Maio di Salvini e cosa dicesse Salvini di Di Maio. Se due forze per forza stanno al governo sempre peggio e con sempre maggiore difficoltà, devono trovare dei punti di contatto, ma a un certo punto quel contatto si rompe, quel contratto si rompe. Secondo me siamo in una fase in cui il contratto si sta rompendo, oserei dire io anch'io meno male, tutto sommato perché sto governo penso che non piaccia a nessuno, ma quando è che si è rotto? Si è rotto secondo me dalla Via della Seta in poi, quando un po' Di Maio si è reso conto che i sondaggi stavano andando giù, quindi ha detto rapido. Mi sa che io sono troppo sussiegoso nei confronti di Salvini, e un po' ha detto io devo come ricominciare a mettere nell'agenda politica le mie diversità, che sono il congresso di Verona, la Via della Seta, la flat tax, il tema della Libia, gli 800.000 migranti che dovrebbero arrivare, lì c'è un discrimine netto, ma non è una novità che la Lega e 5 Stelle vanno in disaccordo, ragazzi, stanno attaccati con la colla, ma basta un refolo di vento e ecco, questi rompono. Basta un refolo di vento per far crollare tutto, De Angelis, quindi diciamo diamo tempo fino alle europee, dopo ci sarà la resa dei conti tra Salvini e Di Maio, rapido. Beh, io credo che questa dinamica degli strascichi li lascerà, cioè è complicato che dopo... Hanno deciso di fare una campagna, in questo momento non c'è governo, c'è una campagna elettorale per cui litigano su tutto, no? Ecco. Io la vedo difficile, come si è visto anche sul caso Sivi e sul caso Raggi, che si chiuda questa parentesi e poi tutto torni come prima. Io non ho mai creduto che si possa tornare a elezioni anticipate, però credo anche che la dinamica di maggioranza e opposizione all'interno del governo non duri a lungo. Poi... dipenderà anche molto dai 5 Stelle il giorno dopo, io insisto, cioè il giorno dopo che sarà certificato che Salvini sarà il nuovo capo del paese sostanzialmente, ecco, questa svolta a sinistra affidata alle chiacchiere, perché è stata affidata alle chiacchiere non alle politiche, e bisogna vedere a quel punto che conseguenze ne trarrà Di Maio, cioè, chiaro. Ma tutti, quando uno dice, si stanno toccando dei livelli allucinanti, quando uno dice caccia Auschwitz in campagna elettorale, cioè dei principi non negoziabili, dice tu, gli ha detto Di Maio a Salvini, sei amico di quelli che difendono Auschwitz, ok? Ma tu te l'immagini in Germania, dove c'è una grande coalizione fatta tra partiti seri, se la SPD dicesse alla Merkel una cosa del genere? Cioè quando sarà finita questa campagna elettorale che è anche diciamo una pagliacciata, a quel punto si trarranno le conseguenze politiche. Questo è il dramma, che se ne è accorto ora che ci sono persone... Allora, sì, io però adesso mi sono accorta che abbiamo fatto tardissimo e quindi vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché tra i temi divisivi ovviamente non poteva non esserci l'Europa. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. David Parenzo smonta lo storytelling sovranista con un libro edito da Marsilio, I Falsari, che racconta come l'Unione Europea è diventata il nemico perfetto per la politica italiana. È un viaggio all'interno di quel sistema complesso e talvolta farraginoso, ma vitale, che chiamiamo sbrigativamente Europa e che spesso guardiamo come se noi non ne facessimo parte, essendone invece tra i fondatori e i membri più influenti. Un sistema che nelle piccole e nelle grandi cose è stato decisivo per migliorare la nostra vita, dalle tariffe telefoniche agevolate alle risorse per l'agricoltura, dalla difesa del Made in Italy ai fondi stanziati per le periferie, per non dire della tutela di ciò che mangiamo, degli standard comuni di diritto, di una moneta forte in grado di competere con le altre valute.
Circolano molte bugie sugli effetti dei vincoli europei e Parenzo si sofferma sulle più diffuse. Non è vero che per colpa di Bruxelles siamo invasi dall'olio tunisino. È vero invece che se l'Italia non comprasse l'olio, gli italiani non ne avrebbero abbastanza per condire l'insalata. Non è vero che a Bruxelles vogliono regolare la grandezza delle vongole. È vero invece che fissare la dimensione minima delle vongole che è consentito pescare serve a preservare la specie. Non è vero che il CETA, il trattato di libero scambio tra Europa e Canada, danneggia i produttori italiani, perché in realtà avvantaggia e non poco chi esporta. Non è vero che i costi della politica a Bruxelles siano superiori a quelli dei palazzi romani. È vero invece che a Bruxelles l'Italia ha 20 ambasciate, una per ogni regione. Non è vero che norme e direttive europee ci soffocano. È vero invece che garantiscono requisiti di sicurezza rigorosi per tutti gli oggetti, gli alimenti e i farmaci che acquistiamo. E così via. Il libro di Parenzo è consigliato a chi è interessato ai fatti. Ecco, a chi è interessato i fatti, ai fatti sull'Europa, i falsari, edito da Marsiglia. Ma adesso ti voglio chiedere, David Parenzo, chi è che la spara più grossa sull'Europa dei nostri politici? Guardi, secondo me un po' tutti, perché l'ho scritto, i falsari non sono soltanto i sovranisti, Di Maio, Salvini, Meloni, quelli che io chiamo con questo jacuzzi maledetti sovranisti, una sorta di invettiva quasi civile. Beh, anche Renzi ha usato spesso l'Europa come spauracchio, cioè c'è questa idea per cui è colpa di Bruxelles. Qualunque cosa accada, qualunque cosa ci sta stretta, è sempre colpa di Bruxelles. Per cui poi è difficile, come dire, rimettere in ordine i fatti, se è la politica stessa che ha trovato il nemico perfetto, appunto l'Europa, per dare risposte alle proprie inefficienze. Perché la questione, ad esempio, di avere dei bilanci in regola non è un capriccio dell'Europa, ma serve alle future generazioni e soprattutto serve perché, siccome le economie, provo a spiegarlo lì nel libro, non da economista ma citando i numeri e i fatti, essendo le economie ormai interconnesse, non ci possiamo permettere che i paesi abbiano dei debiti enormi. Quindi ho provato, come dire, a resettare fastidiosi luoghi comuni che vedono nell'Europa il grande nemico che ci vuole distruggere. Grande lavoro hai fatto, grazie. Importante, quindi grazie Andrea Scanzi, grazie Alessandro De Angelis, grazie David Parenzo. Ricordo il tuo nuovo libro, I Falsari, pubblicato da Marsiglio, come l'Unione Europea è diventata il nemico perfetto per la politica italiana. Ricordo che c'è anche, ma ne avevamo parlato con Andrea Scanzi, il suo di libro, La politica è una cosa seria. E anche qui, diciamo, stasera ci ricordiamo e ricordiamo a tutti noi e voi che i fatti sono quelli che davvero contano e che la politica dovrebbe essere una cosa seria. Io do la linea adesso a Diego Bianchi, al suo Propaganda Live. Grazie spettatori e spettatori, noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci. Grazie.